parlare più dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel coro della Chiesa Grande di Santa Maria delle Grazie. Uno sguardo su questa bellissima giornata, in questo 20 marzo. In questa giornata vogliamo ricordarvi quello che accadde 40 anni fa. 40 anni fa non c'era questa bella giornata, anzi era una giornata uggiosa, piovosa, ma le cronache raccontano che è stata una giornata piena di fede, di emozione, soprattutto di storia. Perché? Perché è cominciato il processo per la causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina. Quel giorno arrivarono qui a San Giovanni Rotondo circa 25.000 fedeli, oltre 100 celebranti, per partecipare alla celebrazione eucaristica delle 11, proprio qui, dinanzi alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Una marea di gente che gremiva il santuario, il sagrato, la scalinata della Via Crucis, il viale Cappuccini, una data storica che segna così l'apertura del processo della causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina. 100 sacerdoti per partecipare alla celebrazione eucaristica, 8 vescovi, la Santa Messa era presieduta da Monsignor Valentino Vailati, arcivescovo di Manfredonia e Vieste. Durante l'omelia, Monsignor Vailati si rende conto che non è più possibile continuare. Per poter proseguire la celebrazione, l'altare viene spostato verso la facciata del santuario, sotto il baldacchino, sempre sul palco. I fedeli cominciano a disperdersi, molti si rifugiano nel santuario, la pioggia è imperversa, gli operatori televisivi e i fotografi sono in grande difficoltà. E allora che succede? Ci troviamo proprio qui perché tutti si riversano nel santuario. L'arcivescovo con i celebranti depone i paramenti bagnati in sacrestia. E da questo luogo, ora vediamo la chiesa che è quasi vuota, ecco, i fedeli si apprestano a partecipare alla celebrazione eucaristica, ma quel giorno di 40 anni fa era gremita di gente, tutti stipati in questo luogo per partecipare al secondo momento. L'insediamento del Tribunale Ecclesiastico, presieduto da Monsignor Valentino Vailati. E attraverso questa foto possiamo ricordare tutti coloro che hanno fatto parte di questo Tribunale. Vogliamo ricordare Don Michele Di Gioia, Don Antonio D'Amico, Don Michele Nasuti, Don Pasquale Vescera, Don Vincenzo Biancofiore, Fra Bernardino da Siera, postulatore generale, e Fra Gerardo Di Flumeri, vice postulatore. Qualcuno, lo scrive Padre Gerardo nella cronaca di quel giorno, ha voluto dare delle spiegazioni teologiche a questa giornata di pioggia, un po' scombussolata, ecco, dalla pioggia, ma piena di storia e piena di emozione. E hanno voluto sottolineare così a Padre Gerardo, dicendo forse questa è una punizione, o addirittura qualcuno diceva questa pioggia è stata una benedizione, o ancora qualcuno diceva il demonio ci ha messo lo zampino. Ma Padre Gerardo racconta che è stata una vecchietta che ha riempito il suo cuore, allo stesso tempo dando una spiegazione a questa grande giornata impregnata di storia, che da Roma era voluta venire qui a San Giovanni Rotondo, quasi novantenne, partecipare a questa celebrazione. E ha detto a Padre Gerardo, forse noi quella giornata avevamo proprio bisogno di una purificazione.